Ciao a tutti, bentornati qui o comunque benvenuti qui nel mio canale. Oggi, oltre a trattare di GTA Online, tratterò anche su Farming Simulator 22, le mode uscite sul mod hub. Oggi è il 3 luglio, però se guardiamo le mode che sono uscite ancora anche a giugno, il 25 più precisamente, e quelle sono uscite ieri, il 2 luglio. Speravo forse ne uscissero di più di edifici posizionabili, invece non è uscito, ne è uscito solamente singolarmente uno, quindi non più di molti. Una maggior parte update, attrezzi e mezzi. E prima di iniziare con la recensione, vi ricordo di iscrivervi al canale, così mi aiutate a supportare il canale, a farlo crescere e raggiungere più velocemente i 1000 iscritti. Allora, partiamo con il primo edificio, che è un capanno per i mezzi, che è anche munito però di cisterna, che abbiamo qui l'aggancio, che cioè l'aggancio, possiamo dire, si può collegarci tubi con la manure extension e ricaricare le cisterne con l'acqua. Adesso non so che acqua sia, se sia capivona che si ricarica tramite la pioggia, ma non credo, perché anche dovrei... Lei dov'è? Lei la catena di produzione dovrei vederlo, però non c'è nulla. Probabilmente è semplicemente un trigger, come fosse una pompa, che comunque tira su sempre su acqua. Niente. Non è neanche male come sono disegnate e realizzate le pareti. E comunque si vede anche lo spazio fra le tavole. Il tetto non è neanche malaccio. Nella lamiera, ma pecca veramente molto le fondazioni, perché ok, forse è un bug, perché se vai dopo a vedere sul modab, vedi le immagini, cioè vedi che è cemento grigio, qui invece è un grigiastro scuro, quasi sul nero, che non capisci che verso abbia. E niente, dovrebbe essere migliore, luci non ce ne sono. Al momento anche sul mod hub ha avuto 4, ma ci credo effettivamente. L'unico difetto però è questo, quindi un update si risolve facilmente. Poi passiamo al secondo edificio, che è un altro garage. Qui abbiamo un piccolino garage per le macchine o qualche altro veicolo. Per avere l'accesso, no, stavo volando io perché è una roba strana, bisogna aprirsi la porta, perché dall'esterno non si possono aprire il cancello. E bisogna entrarsi dal porticina, interagire con gli interruttori, perché non posso aprire, interagire con niente qui dove c'è la porta, con questa, avvicinarmi all'interruttore e posso aprire il cancelletto. Poi viene tutta l'animazione. Neanche fatta bene, non è per niente fatta male. Per le luci invece, qui c'è l'interruttore e accendiamo con R. L'edificio è anche ben curato, quindi non c'è nulla da dire. Adesso non mi ricordo più se si possono cambiare i colori. Sì, infatti, uno può cambiare il colore del tetto. E poi voglio vedere anche qua, sì, infatti, il prossimo edificio, che è questo qui. Anche qui possiamo cambiare i colori delle lamiere. Qui dietro, aspetta che arrivo anche. Non è malaccio lo stile, forse io sono un po' più classico, ma vabbè. Abbiamo due andate per i nostri mezzi. Lo spazio è bello ampio, bello grande, e le luci ne accendiamo una qua con R, i faretti, e anche si può dire che fa un bel effetto l'illuminazione interna, quindi anche di notte siete sicuro di vedere dove andate. Poi per finire abbiamo un altro edificio, che è un stile americano, un capannone per i fertilizzanti,
qui praticamente diamo i fertilizzanti, quelli liquidi, dove però, siccome è stato, non so, cioè un edificio è mega enorme, come, vabbè, che si può anche restringere tutto quanto in pochi metri, la metà di questo anche meno. Qui abbiamo il punto di scarico per riempire le cisterne all'interno di fertilizzante liquido. E qui possiamo caricare il nostro fertilizzante liquido dal trigger qui. Anzi, può essere qui in mezzo anche, ci si passa qui in mezzo anche per fare il rifornimento, che qua è il trigger del rifornimento. E niente, le porte tutte quante si aprono, le cose qui le vanno su e giù, il mazzone sparisce all'interno, quindi non vediamo niente. Qui interruttore per accenderci le luci. Andiamo avanti. Ah, poi c'è anche una scaffalatura per i nostri pallet. Di qui dietro abbiamo anche il nostro lavaggio, lavare i nostri veicoli. Questa è la luce. Qui è la pompa per l'idropulitrice, per lavare i nostri veicoli, i nostri attrezzi. E per finire abbiamo l'altro lato, che è di qua per il fertilizzante, quello solido però. E qui abbiamo sempre il trigger di carico, qui è più evidente perché c'è la coppola anche. E qui si vede che c'è anche il trigger, quello che fa lo scarico. Queste sono le luci. E qua dietro abbiamo il punto dove scaricare il nostro fertilizzante solido. Qui non ho neanche il nome, si può andare su, speravo di andarci su. E anche qui, oh, no, aspetta, non c'è scritto nel monitor, però voglio controllare perché me ne sono dimenticato all'inizio, dovevo controllare, ma di solito sono sempre il solito, ok? Possiamo farlo anche qui, quindi cambiare il colore dei nostri pannelli laterali. Ah, dimenticavo le capacità. Abbiamo, per quanto riguarda la parte liquida, 5.000 litri, mentre per la parte solida ne abbiamo 1.500 litri. E poi dopo mi sembra che non ci sia altro da aggiungere per questi edifici. Quindi l'unica cosa che ora ci rimane da fare è passare in notturna. Allora, di notte siamo qui. Adesso mi ero anche spostato, che penso ho detto vado all'inizio, però quell'edificio lì che abbiamo visto non ha neanche la luce, quindi partiamo subito dal secondo edificio, dal garage, che non c'è nulla da dire, anche le luci sono fuori. Ah, e questo edificio qui, che è il silo per i concimi, le luci esterne sono automatiche in notturna, quindi comunque in ogni caso di notte sarà sempre illuminato l'esterno dell'edificio. E allora diciamo qua, facciamoci un giro veloce. E le luci sono perfette perché è illuminato a giorno questo edificio. Curato anche i lati, praticamente dove ci sono i punti di scarico. Questo è quello anche della parte liquida. Mentre di qua abbiamo l'ultimo, l'altro edificio, che è quello che abbiamo parlato in precedenza. Lo stesso, ben illuminato. Non c'è niente da dire, niente da aggiungere. All'esterno abbiamo una luce che non mi ricordo se si illumina. Aspetta, voglio controllare se cambia. No, ok. L'esterno è illuminato col faretto anche di notte. E niente. Anche per questi, mettiamo, scorsa settimana, i primi di luglio, non abbiamo più niente. Siamo arrivati al fine anche di questa recensione di questi pochi edifici di usciti ultimamente, e ci vediamo, vi ringrazio e ci vediamo con il prossimo video. Ciao a tutti.